Una giornata importante nella battaglia per contrastare il sempre più attuale fenomeno della violenza sulle donne, quella vissuta a Latronico, dove il taglio del nastro della struttura, la Casa delle Stelle, è avvenuto alla presenza del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alle pari opportunità, Maria Elena Boschi. Sicuramente il frutto di un lavoro che è stato fatto qui a Latronico dal sindaco, dall'amministrazione comunale, grazie anche alla collaborazione con la regione, e credo che sia anche il risultato del lavoro integrato che fa lo Stato, che per la prima volta da 2 anni ha un piano nazionale contro la violenza sulle donne, una cabina di regia in cui lo Stato, quindi il governo, lavora insieme alle regioni e ai rappresentanti dei comuni. Soltanto attraverso un lavoro di squadra tra centro e territorio possiamo provare a vincere insieme una battaglia che è quella contro la violenza sulle donne, che deve impegnare tutti, donne e uomini. Abbiamo finanziato già lo scorso anno per il 2017 18 milioni di euro da parte del governo, che si sommeranno a quelli che poi le regioni metteranno a disposizione proprio per le case rifugio e i centri antiviolenza. Lo scorso anno, sempre per quest'anno, abbiamo inoltre stanziato ulteriori 16 milioni come governo, sempre per le case rifugio e centri antiviolenza, attraverso un bando a cui hanno partecipato ovviamente vari centri di tutta Italia, e soprattutto la legge di bilancio per il 2017, quindi il governo precedente, ha stanziato 60 milioni di euro in più sulle pari opportunità, quindi ovviamente su vari temi, dalla lotta contro la violenza sulle donne, all'imprenditoria femminile, all'occupazione femminile, che adesso l'attuale governo, il nostro governo, sta portando a diventare progetti concreti e destinazioni specifiche. Il progetto è stato presentato in un cinema Italia gremito. La Casa delle Stelle riceverà il contributo regionale di 40 euro al giorno per ogni ospite. La casa rifugio potrà ospitare fino a 5 persone e sarà gestita dall'associazione Obiettivo Il Sorriso. Inizieremo con l'ingresso della donna nella struttura, con la valutazione, quindi l'aspetto innovativo del progetto è la grafologia. La referente, la coordinatrice della casa è la dottoressa Maria Filomena Desina. Si occuperà della parte iniziale, quindi l'ingresso. Seguirà una valutazione, quindi un monitoraggio del percorso della donna, una risocializzazione, un sostegno psicologico, ma soprattutto ricreativo, quindi la donna verrà inserita all'interno, quindi l'ambiente. L'altro aspetto importante è la formazione, quindi se desidera potrà conseguire un titolo di studio. Partiremo con tirocini, stage, la formazione, quindi l'ultimo, diciamo, obiettivo finale da raggiungere è la ricollocazione e il reinserimento della donna nell'ambito del lavoro, per poi renderla definitivamente autonoma.